In questa seconda lezione parleremo delle tappe fondamentali che hanno decretato la nascita della nostra Costituzione e dello Statuto Albertino, che è stato la Costituzione del nostro paese per quasi 100 anni, dal 1861 al 1 gennaio del 1948. Come possiamo leggere nell'indice degli argomenti, avvieremo il nostro discorso dal referendum del 2 giugno del 1946, che rappresenta la prima tappa della nascita della nostra Costituzione con l'elezione dei membri dell'Assemblea Costituente. Diremo della conquista del diritto di voto da parte delle donne e delle 21 donne che entrarono a far parte dell'Assemblea Costituente, e citeremo le personalità di spicco tra le madri e i padri costituenti. Quindi presenteremo l'Assemblea Costituente e ripercorreremo insieme le tappe fondamentali che hanno portato alla nascita della nostra Costituzione, dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente del 25 giugno del 1946 all'entrata in vigore della Costituzione il 1 gennaio del 1948. Di seguito introdurremo lo Statuto Albertino e lo esamineremo brevemente sia nella struttura che nelle sue caratteristiche essenziali. Seguirà un confronto tra lo Statuto Albertino e la Costituzione italiana e in conclusione esamineremo la struttura della nostra Costituzione. Iniziamo con la prima tappa della nascita della nostra Costituzione, che è rappresentata dal referendum del 2 giugno del 1946, le prime libere elezioni dopo ben 25 anni. In quell'occasione, oltre 24 milioni di italiani furono chiamati alle urne, cioè a votare, non solo per scegliere la forma di governo dell'Italia, o la Repubblica o la vigente monarchia dei Savoia, ma anche per eleggere i membri dell'Assemblea Costituente che avrebbero dovuto provvedere alla redazione della nuova Costituzione. Come possiamo leggere nella pagina del Corriere della Sera riprodotta nell'immagine, vinse la Repubblica con oltre 12 milioni di voti favorevoli, pari al 54,3%. Lo scarto rispetto alla monarchia, che ne ottenne oltre 10 milioni, ossia il 45,7%, fu minimo. In alcune regioni, quali la Sardegna, ad esempio, la maggioranza degli elettori, il 60,9% per l'esattezza, scelse di riconfermare la monarchia. Tuttavia, in seguito alla sconfitta della monarchia a livello nazionale, il re Umberto II di Savoia, che vediamo nell'immagine, succeduto al padre Vittorio Emanuele III il 9 maggio, dopo un solo mese di regno, il 13 giugno del 46, si trasferì in Portogallo con la sua famiglia e lì visse in esilio fino alla morte, avvenuta il 18 marzo del 1983. L'Assemblea Costituente, vediamo l'immagine in basso a destra, era formata da 556 membri appartenenti ai diversi partiti politici: la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista Italiano, il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, il Partito Liberale, il Partito Repubblicano, eccetera. Ed ora, per quanto attiene al diritto di voto delle donne, diciamo che al referendum parteciparono anche le donne, ma occorre precisare che le elezioni del 2 giugno non furono per loro la prima occasione di voto, come erroneamente alcuni sostengono. Le donne in realtà poterono votare per la prima volta alle elezioni amministrative del 10 marzo del 46, cui si riferisce l'immagine. In seguito all'introduzione del suffragio femminile attuata dal decreto legislativo numero 23 del 1 febbraio del 1945. Un'altra immagine riferita allo stesso evento. Il referendum del 2 giugno del 1946 dunque rappresentò per le donne il secondo appuntamento elettorale. E parliamo ora dell'Assemblea Costituente e delle donne. L'Assemblea Costituente era formata da 556 deputati, come abbiamo già detto, tra cui 21 donne, elette su 226 candidate. 9 di esse appartenevano alla Democrazia Cristiana, 9 al Partito Comunista, 2 al Partito Socialista, 1 al Partito dell'Uomo Qualunque.
provenivano da tutta l'Italia, erano in maggioranza coniugate e madri, avevano titoli di studio. 14 erano addirittura laureate. Il 15 luglio del 1946, 5 deputate entrarono a far parte della Commissione dei 75, di cui parleremo nella prossima slide, istituita dall'Assemblea per scrivere la nuova proposta di Costituzione. Le possiamo vedere tutte nell'immagine della pagina della Domenica del Corriere del 4 agosto del 1946. L'Assemblea Costituente rappresentò per tutte loro l'opportunità di cambiare la condizione della donna nella società italiana dal punto di vista giuridico. Di questi, alcune divennero personaggi importanti, quali Teresa Mattei, che vediamo nel riquadro, che era la più giovane di tutti i costituenti. Nata a Genova nel 1921, aveva 25 anni e faceva parte delle liste del Partito Comunista. Era laureata in filosofia e svolgeva la professione di insegnante. Figlia di un avvocato antifascista e di una glottologa, la ricordiamo per la sua forte passione per lo studio e soprattutto perché durante la Resistenza aveva lottato per i valori della democrazia e della libertà in cui credeva fortemente, rischiando la propria vita. Infatti, quando era staffetta partigiana col nome di Chicchi, fu catturata dalle SS. Cinque tedeschi la picchiarono e la violentarono, ma lei riuscì a liberarsi e a raggiungere Roma. Suo fratello, invece, che fu incarcerato e torturato dai tedeschi, per non rivelare i nomi dei suoi compagni, si tolse la vita in carcere. Un'altra costituente degna di nota, anche lei comunista, è Leonilde Iotti. Laureata in lettere, rimarrà in Parlamento per 53 anni, divenendo anche presidente della Camera. E a seguire citiamo la signora Angelina, nota Lina Merlin, che è conosciuta per essere la madre della legge che abolì le case chiuse. La Merlin, dobbiamo anche ricordare, riuscì a far inserire all'articolo 3 della Costituzione, che studieremo nelle prossime lezioni, la frase senza distinzione di sesso, una frase fondamentale ancora oggi alla base delle rivendicazioni dell'osservanza delle pari opportunità tra uomo e donna. E passiamo all'Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente è nata per redigere la nuova Costituzione. Il 15 luglio del 1946, come già detto, nominò al suo interno una commissione per la Costituzione di 75 membri, col compito di stendere il progetto generale della Costituzione. Questa commissione si suddivise a sua volta in tre sottocommissioni. Una per i diritti e i doveri dei cittadini, una per l'organizzazione costituzionale dello Stato, una per i rapporti economici e sociali. Di essa, oltre alle grandi donne citate, fecero parte anche grandi uomini, esponenti di spicco della politica e della cultura italiana: il democratico Giorgio La Pira, pozzallese, futuro sindaco di Firenze. E tra i futuri presidenti il socialista Alessandro Pertini e infine ricordiamo lo scrittore sardo Emilio Lussu, fondatore del partito Sardo d'Azione, che fu eletto più volte a Parlamento e fu per 2 volte ministro. E passiamo alla seconda tappa della nascita della nostra Costituzione, il 25 giugno del 1946. Quando si ebbe la prima seduta, cioè la prima riunione dell'Assemblea Costituente per redigere la nuova Costituzione, e fu eletto presidente Giuseppe Saragat, lo vediamo nell'immagine. Tra parentesi, 3 giorni più tardi la Costituente scelse Enrico De Nicola come capo provvisorio dello Stato. La terza tappa è il 22 dicembre del 1947, quando la Costituzione è approvata dall'Assemblea Costituente. La quarta tappa, il 27 dicembre dello stesso anno, giorno in cui la Costituzione è promulgata da Enrico De Nicola, capo provvisorio dello Stato, lo vediamo nella foto al centro, che presso il Palazzo Giustiniani a Roma firma, seguito da Alcide De Gasperi,
a sinistra, presidente del Consiglio, e da Umberto Terracini, presidente dell'Assemblea Costituente, a destra. La quinta tappa, il 28 dicembre del 1947, quando la Costituzione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, vediamo l'immagine a destra, come risulta anche dall'agenzia ANSA, riprodotta nell'immagine a sinistra. Il 1° gennaio del 1948 la nostra Costituzione entra in vigore e ha compiuto quest'anno i suoi 70 anni. Ed ora passiamo allo Statuto Albertino, che, come già detto, è stata la prima Costituzione italiana. In questa slide diciamo in breve che lo Statuto fu concesso l'8 febbraio del 1848 dopo i moti dello stesso anno, al Regno di Sardegna, formato, come possiamo notare nella cartina, dalla Sardegna, la Liguria, la Savoia e il Piemonte, dal re Carlo Alberto, che vediamo nell'immagine, il quale regnò dal 1831 al 1849. Ed ora confrontiamo lo Statuto Albertino con la nostra Costituzione per quanto attiene alle modalità di votazione, alle modalità di modificazione e al contenuto. Per quanto concerne le modalità di votazione, mentre lo Statuto Albertino, leggiamo a sinistra, è una Costituzione otriata, termine derivante dal francese octroyé, che significa concessa, la nostra Costituzione è votata dal popolo, lo vediamo a destra. Relativamente alle modalità di modificazione, lo Statuto Albertino è flessibile, cioè modificabile con una legge ordinaria del Parlamento, la Costituzione italiana invece è rigida, ovvero è possibile modificarla attraverso una procedura complessa. Per quanto riguarda infine il contenuto, lo Statuto Albertino è una Costituzione corta, in quanto non contiene tanti articoli, sono in totale 84 e concede pochi diritti. La nostra Costituzione è lunga perché tra i suoi 139 articoli contiene anche i diritti e i doveri dei cittadini. Ed ora esaminiamo sotto l'aspetto dei rapporti popolo-sovranità lo Statuto Albertino e la Costituzione italiana. Lo Statuto Albertino, leggiamo a sinistra, con lo Statuto Albertino, leggiamo a sinistra, lo Stato assoluto diviene uno Stato liberale, un regno in cui il re, sovrano per grazia di Dio, non è il solo ad avere il potere e deve osservare la Costituzione e le leggi. Secondo la nostra Costituzione, leggiamo a destra, l'Italia è una repubblica democratica, la sovranità appartiene al popolo, i tre poteri sono affidati a cittadini, quindi che vengono eletti. Secondo lo Statuto Albertino, alcuni, in base al censo, possono eleggere i loro rappresentanti ed essere eletti. Parliamo di suffragio censitario. Secondo la nostra Costituzione, tutti possono eleggere ed essere eletti. Abbiamo noi il suffragio universale. Secondo lo Statuto Albertino, il popolo è composto da sudditi, detti regnicoli, cui sono concesse alcune libertà. Secondo la Costituzione italiana, il popolo è composto da cittadini che godono di tutti i diritti e libertà in quanto esseri umani e sono tenuti a rispettare la Costituzione e le leggi. Lo Statuto Albertino, infine, all'articolo 1 stabilisce che la religione cattolica è la sola religione dello Stato e che gli altri culti sono tollerati. Secondo gli articoli 7 e 8 della nostra Costituzione, invece, il nostro Stato è laico. E concludiamo con la struttura della nostra Costituzione, in cui si distinguono la premessa, che comprende i primi 12 articoli, i cosiddetti principi fondamentali. La prima parte, dal 13° al 54° articolo, dei diritti e dei doveri dei cittadini. La parte seconda, dall'articolo 55 al 139, relativa all'ordinamento della Repubblica. E infine le 18 disposizioni transitorie finali.